aspettate, allontaniamoci un attimo. Prendiamo la strada, capitano. Siamo al volo? E tanto non credo che sia passaggio. L'intesa non è stata raggiunta. Stamattina il Consiglio avrà un testo sostanzialmente aperto. La sensazione è che in qualche modo si voglia annacquare questo testo. Qui lei voleva dare un preciso segno di forza. Lei è disposto in qualche modo a fare un passo indietro e a non mandare in CDM il decreto se non dovesse convincere? Ma qui non è questione di passi indietro, l'Italia non è disposta a fare passi indietro, l'Italia ha sofferto così tanto in questi mesi che vuole una ripresa veloce, pronta, certa, e questo è il momento del coraggio, quindi non ho assolutamente motivo di dubitare che pur nella varietà di posizioni che ci possono essere tra le forze politiche di maggioranza si trovi la convergenza per una semplificazione vera, robusta. Abbiamo già fatto interventi di semplificazione, sono rivelati dei passi avanti, ma adesso occorre veramente un passo risolutivo. E se non ci dovesse essere questo passo? Ma è un'eventualità che non voglio considerare, sicuramente non possiamo concederci di mancare questo appuntamento, è un appuntamento storico per l'Italia. Ci sono tutte le condizioni, ripeto, usciamo da un periodo di grande sofferenza, adesso è necessario. Non c'è altra possibilità, quindi tutti dobbiamo osare, ovviamente avendo cura che ci siano, l'ho già detto, e stiamo lavorando anche a dei presidi di legalità rafforzati, protocolli antimafia, ancora maggiore trasparenza. Ma non possiamo accettare il principio per cui in Italia non facciamo o facciamo lentamente per paura di infiltrazioni mafiose, criminali, per paura che ci siano episodi di illegalità. Questo è diciamo, un atteggiamento che non è accettabile. Noi dobbiamo rafforzare i presidi e dobbiamo correre. Presidente, anche però il presidente dell'ANAC stamattina ha espresso qualche perplessità sul modello Genova, diciamo. Io la relazione non l'ho seguita, dico soltanto che il modello Genova ha funzionato, tant'è vero che, credo lo sappiate anche voi, notizia pubblica, ci sono state un paio di situazioni che sono su cui si è subito intervenuti con i controlli che sono stati fatti. Adesso noi addirittura stiamo rafforzando quei controlli preventivi e repressivi. E poi lo stesso, nella stessa relazione ho letto uno stralcio dall'agenzia, è venuto fuori che abbiamo 18-19 miliardi di lavori che sono rimasti bloccati. Questo è tutto dire, le cifre parlano da sole. Come erano geopolitici con la maggioranza? Sicuramente in un decreto semplificazione ci sono degli aspetti tecnici su cui dobbiamo confrontarci. Qualche nodo politico c'è anche, ovviamente, ci sono diverse sensibilità, ma ne verremo a capo, ne dobbiamo venire a capo. La maggioranza sarà più compatta dopo. Compatta la maggioranza? La maggioranza è compatta, certo che è compatta, lavoriamo tutti i giorni su vari fronti. E lo vedete anche col decreto rilancio, è stato fatto un grandissimo lavoro, abbiamo portato in Parlamento, abbiamo offerto in conversione due, forse anche tre manovre di bilancio. Io ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari che hanno lavorato con grandissimo impegno, guardate che 270 articoli più tutti gli emendamenti è stato un lavoraccio, quindi se volete misurare la maggioranza, misuratela sul lavoro concreto che ha fatto, non in termini astratti e sui titoli dei giornali. Però sul MES, in effetti, Presidente, diciamo, la preoccupazione immagino sia generale. Perché anche sul MES è legittimo in questo momento, aprire, già aperto un dibattito pubblico, partecipare a questo dibattito pubblico, esprimere varie sensibilità, varie posizioni. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo, non l'abbiamo ancora completato, quindi adesso stiamo parlando astrattamente di tutto. Ci sarà un momento in cui avremo completato il negoziato europeo, avremo anche con chiarezza davanti agli occhi i conti delle casse dello Stato e formuleremo tutte le valutazioni, lo faremo in trasparenza, a quel punto lì dovremo valutare le posizioni di tutti, non adesso in un dibattito che è ancora un po' distante al momento in cui dovremo prendere poi decisioni. Presidente, ora dovrebbe incontrare le opposizioni. Il Movimento 5 Stelle, lei ha parlato di questa cosa, della maggioranza vanno comunque divise, probabilmente anche in Liguria stando alle ultime ore.
Io non voglio forzare le valutazioni delle singole forze politiche, quindi è giusto che ciascuna forza politica faccia le proprie valutazioni, maturi un percorso politico nella piena, ovviamente, autonomia. Però faccio solo un'osservazione e incito quindi tutti a fare una considerazione, tutti gli esponenti, tutti gli attivisti di tutte le forze politiche. Noi stiamo perseguendo un progetto di rilancio del Paese, l'abbiamo presentato all'intero Paese, l'abbiamo condiviso con tutte le forze produttive e sociali del Paese. Ho incontrato 122 sigle associative più tantissime personalità, tanti singoli cittadini. Secondo voi è giusto poi in sede territoriale non tener conto che questo governo, questa azione di governo si lascia ispirare da questo progetto forte? Quindi invito tutti, modernizzazione, digitalizzazione, transizione energetica, un'Italia più inclusiva, è possibile che non riusciamo a trovare a livello territoriale, agli appuntamenti poi territoriali e regionali, un momento di sintesi? Sarebbe una sconfitta per tutti, anche per me. Anche per me, se non si trova il modo per, rispettando le varie sensibilità, le varie autonomie e autonome valutazioni, per non fare un passo avanti. Ci vuole coraggio anche in questa direzione. Presidente, ora basta dovrebbe mettere da parte un po' delle singole premure e cercare di cogliere un obiettivo comune. Ha letto l'intervista di Berlusconi? L'ho letta un po' frettolosamente perché me l'hanno fatta leggere nel corso della giornata. E cosa ne pensa? Lui si dichiara disponibile a sostenere un governo se ce ne fossero le condizioni. Ma io l'ho inteso non nel senso ovviamente che vuole, come dire, offrire una indistinzione di ruoli o un mescolamento. L'ho intesa nel senso che Forza Italia, senza nulla togliere agli altri forze opposizione, si sta distinguendo ultimamente, ma ripeto, non voglio offendere le altre forze opposizione, per un atteggiamento più costruttivo. Rimane un'opposizione, ma un'opposizione che vuole dialogare veramente ed effettivamente col governo, e l'abbiamo visto in alcuni passaggi anche parlamentari, tutto qui. Presidente, stamattina il Premier. Com'è? C'era il gelo che era il portale. Presidente. Guardi, voglio sentire questa residenza. Ma secondo lei riuscirà a far funzionare l'Italia? Io già sto grandissimo. Lo sai, io già sto mettendo tutta, anche perché addosso non cadono. Adesso lo stavo dicendo, questo è un momento importante. Se riusciamo a sbloccare alcune cose, chissà che l'Italia veramente inizia a correre. Però ce la dobbiamo fare. Tu sicuramente sarai più bravo di me e di tutti noi. Ciao. Dicevo, scusi, rispondo alla prima domanda. La domanda era? Oggi ho letto i giornali, i titoli, gelo, Zingaretti e Conte. Accidenti, ieri avevamo un appuntamento, dovevamo vederci, non siamo riusciti a vederci perché abbiamo lavorato sino a tardi. Tant'è che abbiamo rinviato oggi, vi do quest'anteprima. Ho detto, com'è possibile questo gelo che quando abbiamo preso l'appuntamento non ne ho saputo nulla? Però mi sono molto sorpreso, francamente, sono molto sorpreso di questo titolo. Ma ci sta, insomma, chiacchiericcio, sei tanto Zingaretti oggi stesso dice ancora una volta c'è bisogno di atti concreti. Sono d'accordo con lui, sono d'accordo con lui. Atti concreti, è per questo che torno a lavorare. Prenderà qualche decisione anche per il domani, diciamo il fallimento. Allora, io non sono aggiornato sull'incontro delle due procure, ho letto qualcosa, qualche lancio di agenzie. Ovviamente da un incontro non è che ne deriva automaticamente un riposizionamento dell'Italia. È una questione che seguiamo con la massima attenzione, non rimaniamo affatto indifferenti e adesso poi acquisirò anche maggiori informazioni. Non è che c'è una automatica e biunivoca corrispondenza tra procura della Repubblica e Palazzo Chigi, non sono neppure informato su cosa è successo esattamente. Presidente, il Premier olandese Rutte stamattina ha dichiarato che l'Italia sul Recovery Fund dovrebbe imparare a farcela da solo. Lei come la pensa?
Ma l'Italia ce la farà da sola, l'Italia ce la farà da sola, e per questo che noi dobbiamo dimostrare tutto il coraggio, tutta la nostra forza. Abbiamo grandissime potenzialità, soltanto che dobbiamo mettere il Paese in condizione di recuperare un deficit strutturale che negli ultimi anni ci ha fatto sempre muovere al di sotto della media europea per quanto riguarda prodotto interno lordo, produttività. Ecco perché la semplificazione è veramente, l'ho definita già, la madre di tutte le riforme. Per esempio, cosa ti aspetta dall'incontro? Cosa ti aspetta dall'incontro con le opposizioni? Vi ha scritto una lettera? Io mi aspetto di poter condividere il piano di rilancio, di avere dei suggerimenti anche da loro e che anche loro partecipino, pur nell'ambito delle posizioni di opposizione, partecipino a questo grande progetto di rilancio. Questo rilancio noi lo stiamo facendo non per il governo Conte, non per i ministri di adesso, lo stiamo facendo per i nostri figli, per l'Italia, anche per il governo che verrà dopo. Grazie. Grazie.